Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è uno scrigno di indescrivibile bellezza nel cuore degli Appennini. L'ultimo baluardo a difesa di un animale rarissimo, unico al mondo, l'orso bruno marsicano. Cacciato per secoli dall'uomo, spinto sulla soglia dell'estinzione dalla scomparsa del proprio habitat, qui l'orso è miracolosamente sopravvissuto, custodito tra le montagne come un ospite segreto. Oggi il numero di orsi in Abruzzo è di circa 50 esemplari. Negli ultimi anni un lieve aumento delle nascite ha regalato una luce di speranza, ma i pericoli che insidiano questa specie sono ancora troppi e spesso si muovono nell'ombra. Per fortuna c'è chi veglia su questo pacifico abitante delle foreste. È gennaio. Animali e uomini affrontano il freddo inverno con la tenacia tipica di chi abita queste montagne. La nebbia lascia il posto ad una giornata di sole, l'ideale per un'escursione in compagnia di due guardaparco. Ad accompagnarle oggi c'è il naturalista Giuseppe Festa, che giunse al parco anni fa per un'esperienza di volontariato. Da allora torna spesso in questi luoghi con la speranza sempre viva di intravedere un mantello bruno scivolare tra le ombre del bosco. Quest'anno a giugno, quando abbiamo avuto la fortuna di avere queste due femmine che avevano partorito, siamo andati in posti abbastanza nascosti per non disturbare. Mamma cammina, no? Cammina tanto, però sta sempre attenta che i piccoli la seguano. E a volte magari quando non li vedeva si fermava, si alzava anche in piedi, li scrutava dall'alto. Oppure quando loro giocano e fanno finta di lottare, insomma sembrano bambini. Una volta l'ho visto su un albero grosso di ciliegie, era un'annata abbondante di ciliegie, per cui lui ne ha approfittato. E talmente goloso, talmente preso da questa bontà che si è spinto un po' oltre, vista la sua mole, il suo peso, si è spinto avanti pur di mangiare queste ciliegie finché si è spezzato il ramo e ha preso un botto. Era arrabbiato, secondo me era arrabbiato non tanto per il botto, perché alla fine l'orso lo sappiamo c'ha la pelle dura, ma più che altro secondo me perché poi ha dovuto interrompere il pasto, allora se n'è andato proprio letteralmente brontolando. Mi è capitato di aver dovuto partecipare al ritrovamento di un orso che era stato vittima di un atto di bracconaggio. Ci siamo sentiti veramente impotenti, ecco. Quello che mi ha colpito di più è vedere le zampe dell'animale. Sembrava proprio una mano di una persona rivolta col palmo in alto, era impressionante, ecco, veramente una cosa molto molto triste. Ma le cause più frequenti di morte dell'orso sono determinate direttamente o indirettamente da fattori, diciamo così, umani, investimenti su strade che percorrono il parco, qualche volta casi di bracconaggio ad opera di delinquenti, perché tali si possono definire quelli che ammazzano volontariamente un orso. Per salvare l'orso bruno marsicano c'è bisogno che questa specie ampli il suo areale, cioè l'area dove vive. Solo in questo modo i nostri figli, i nostri nipoti potranno ancora godersi la visione di un orso nelle nostre foreste, altrimenti corriamo il rischio di perderlo. Mi hanno detto che quando una guardia andava in pensione insegnava ai giovani guardaparco dove si trovavano le tane degli orsi. Quanto è importante la trasmissione di saperi tra i vecchi guardaparco e le nuove generazioni? La mia migliore amica, il papà, era un guardaparco. Quando rientrava con lo zaino, rientrava con l'arma, rientrava con quello che trovava. Faccio questo lavoro per scelta e forse questo lo devo proprio alla trasmissione di questi valori. 8 ottobre. I primi venti autunnali dipingono le foreste con accese pennellate di arancio, giallo e rosso. Il paesaggio cambia e con esso anche l'umore della gente,
c'è voglia di casa e di vecchie storie da ascoltare. Salve signora, la casa di Peppe di Nunzio. Salve. E chi meglio di un guardaparco in pensione può ripercorrere i sentieri della memoria? Il signor Di Nunzio custodisce gelosamente un quaderno sul quale nel corso del tempo ha annotato gli episodi più importanti della sua lunga carriera di guardaparco. Peppe, questa è la prima foto mai scattata di un orso marsicano. Sì. Raccontami un po' com'è andata. Arrivai su in vetta e a valle in una radura vidi un orso. Nel frattempo uscirono gli orsacchiotti e mi vennero proprio vicino alle scarpe. E così, mentre cercavo di scacciare i piccoli, e la mamma si accorse della mia presenza e venne verso di me e si mise così sui posteriori alti. E, però non persi tempo, con tutta la paurella e la palpitazione che stava alle stelle, feci la prima fotografia. Appena sentito il click della macchina, si allarmò ancora di più e si avvicinava sempre verso di me. Però nel frattempo i piccoli riuscì ad allontanarli scacciandolo proprio coi piedi e andarono verso la madre. E alla stessa maniera riuscì a fotografare pure i piccoli. Qual è il bracconiere che ti ha dato più filo da torcere? Beh, i bracconieri nella zona non è che ce n'erano tanti, però quei pochi erano pericolosi. Un giorno stavamo col collega Vici su in vetta verso la Valle di Rose e a valle lo avvistammo, siccome era noto a noi. Però mentre stavamo così, vedendo, osservando, sentimmo arrivare un proiettile proprio passato sopra la testa, insomma si schiantò contro le rocce. Di fatto un giorno lo ritrovammo in zona, aspettammo che facesse notte. Sapevamo dove e come rientrava in una stradella per rientrare a casa. Ci mettemmo uno da una parte, uno dall'altra, dicemmo, oh, passa di qua, il primo che passa lo blocca. Nel frattempo sentii che caricò l'arma, allora gli dissi, a Vici, attenzione che questo spara. Lo tenevo stretto finché riuscii ad atterrarlo, insomma. Una volta giunto a terra lo disarmammo e dico ci andò bene. Una vecchia cartolina degli anni 50 ritrae Di Nunzio durante un turno di guardia in Camosciara. Oggi, dopo più di 50 anni, l'ex guardaparco ha deciso di accompagnare Giuseppe e il regista Massimo Piccioli nel luogo esatto in cui venne scattata quella foto. Con loro c'è anche Claudio Manco, responsabile del progetto di volontariato del Parco Nazionale. Vista l'età della ex guardia, Giuseppe si aspetta un'escursione tranquilla, ma si sbaglia di grosso. Dopo 2 ore trascorse ad arrancare su pendii ripidi e accidentati, l'unico a sembrare fresco e riposato è proprio Peppe. Alla faccia delle sue 85 primavere. Siamo arrivati fin quassù. 1, 2, 3, stremati. Non ce la facciamo stare dietro al signor Di Nunzio. È vero. Vedi qua. Che vi dicevo io che qua questa non ci stava. Alberello che sta davanti a te che ci è cresciuto, 54 anni fa era così. Il signor Di Nunzio si mette in posa nel punto esatto in cui oltre mezzo secolo prima venne immortalato dall'allora capoguardia Leucio Coccia. Riaffiorano ricordi che sembravano svaniti. Diceva Coccia, Di Nunzio, su, un bel sorriso, via. Ma ti stai a ricordare? Era un grand'uomo quello. Ti stai ricordando, Peppe? Mi sto a ricordare, sì, perché quello per me è stato un secondo padre.
l'orso e il guardaparco, così simili in fondo. Come mamma orsa insegna ai cuccioli tutti i segreti della foresta, così le vecchie guardie guidano i più giovani nei loro primi passi sui sentieri del parco. A volte col fare burbero tipico degli orsi, ma anche con lo stesso affetto e lo stesso spirito di protezione di chi da sempre ama e trasmette amore per questa terra.